E la sua storia è stata fondamentale. Sono delegati dalla figlia Isabella Rauti, che per ragioni lavorative non può essere qui con noi. Al termine dei loro interventi, toglieremo il tavolo, ci uniremo in una tavola rotonda e cominceremo a parlare del dopo, del futuro. Ovviamente presenteremo le associazioni e capiremo la possibilità di fare un comunicato congiunto su un eventuale coordinamento culturale. Passo subito la parola a Luciano Schifone. Bene, allora grazie Marina, il ringraziamento naturalmente va anche per tutto quello che hai fatto, che hai organizzato in questa ricorrenza magica di 40 anni dal campo Hobbit. Con un pugno di collaboratori hai messo su comunque un momento che penso potrà diventare fondamentale per lo sviluppo successivo della nostra comunità. Io ringrazio Isabella Rauti che ha voluto delegarmi a questo compito. Per me è un onore, naturalmente, lo faccio insieme a Bruno Esposto che forse ancora più di me ha conosciuto Pino Rauti, certamente prima di me, abbiamo collaborato insieme per Un'ottima tanti occasione anni. per far evidenziare la nostra piccola differenza di Beh, piccolo, insomma, vabbè, comunque, lasciamo stare. Dunque, per me naturalmente è un onore, ringrazio Isabella che ha costituito, come voi sapete, ha fondato un'associazione, un centro studi di ricordo di Pino Rauti e con questa associazione ha svolto parecchi convegni, parecchie iniziative, tra l'altro ha in corso una raccolta di documentazione che per quanto riguarda la figura di Pino Rauti è veramente una miniera di documenti, di interventi, di interviste, di libri, di convegni e che sta raccogliendo questo materiale un po' da tutta Italia. Quindi un suo messaggio che mi fa piacere riproporvi è quello di invitarvi a comunicare al Centro Studi Pino Rauti eventuali vostre documentazioni, se avete documentazioni, ricordi, elementi che possono contribuire ad arricchire questo archivio che si sta mettendo su in ricordo della figura, che è un ricordo che diciamo, non deve sapere di antico, perché evidentemente Pino Rauti è ancora presente con le sue idee, con le sue previsioni, con le sue capacità di prevenire e di anticipare gli eventi e le implicazioni sociali e culturali del nostro momento. Ecco, parlare di Pino Rauti è naturalmente difficile in un mondo, in un ambiente che Pino Rauti lo conosce bene, insomma, perché fare una conferenza con presenze persone diciamo, distaccate o fuori dall'ambiente. Sarebbe più semplice partendo anche dalla cronologia degli eventi, dalla sua nascita, la sua partecipazione alla Repubblica Sociale Italiana, le sue mille avventure anche di carattere personale rispetto alla guerra, al dopoguerra, alle associazioni che man mano sono state di sua fondazione o di sua partecipazione. Pensiamo alle riviste che ha fondato, che ha portato avanti, a cominciare dalla Sfida, Civiltà, o la rivista di Ordine Nuovo, tutte le complicazioni, le evoluzioni del suo pensiero e della sua azione politica, perché un elemento caratterizzante della figura di Pino Rauti è questa sintesi di capacità culturale e politica insieme. Noi siamo abituati normalmente a vedere o la figura del politico, o la figura dell'intellettuale. Ecco, in questo caso qua noi abbiamo una mirabile fusione dei due elementi, cioè la cultura e la politica, pensiero e azione in qualche modo, no? Lui riusciva a trasformare la sua grande cultura, la sua grande capacità culturale in fatto politico di diffusione, di promozione, di spinta di questo ambiente. E allora, cosa dire di particolare in un ambiente così? È che io penso che Pino Rauti possa essere, innanzitutto, ovviamente alla domanda che qualcuno si è posto, perché
perché Pino Rauti a Campovolpe? L'ho detto già ieri nel mio breve intervento. Non c'è dubbio che Campo Hobbit fu l'espressione, la manifestazione di quel fermento, di quell'effervescenza, di quel movimento culturale che in quel momento si era coagulato intorno alla rivista di linea, quindi c'è la linea che fu fondata da Pino Rauti insieme a Generoso Simeone, nasce come supplemento di Alternativa, che come ha detto ieri Davide era un po' la madre di tutte le riviste, tutti i periodici, tutti quanti, noi tutti quanti, anche il giornaletto che facevamo a Napoli con Rauti, il direttore responsabile era il Generoso Simeone, era il direttore responsabile di una miriade di pubblicazioni più o meno piccole, più o meno Linea Sud. Noi facciamo Linea Sud con Antonio Parlato, altra figura di grandissimo rilievo, il nostro padre politico napoletano. Silvio Vitale, altro rautiano, sia pure con una sua caratterizzazione regionale e cattolica e tradizionalista, quindi, però anche lui nell'ambito dell'alveo di quella generazione che intorno a Pino Rauti ebbe questa spinta. L'inquadramento che io darei è questo: Pino Rauti come promotore, come motore di due grandi rivoluzioni culturali del nostro mondo. Nel dopoguerra, il mondo, chiamiamolo neofascista, di destra, del nostro mondo, dal punto di vista culturale è fermo in maniera positiva, a Giovanni Gentile. Gentile è il dominus filosofico, il dominus della filosofia, della cultura, quello che ha scritto il testo della dizione fascismo della Treccani, no? È un monumento mirabile di quello che è stato il fascismo della Treccani. Giovanni Gentile descrive che cosa è stato dal punto di vista gentiliano, ovviamente. Pirandello, Marconi, questi sono i riferimenti culturali di quel momento, di quel mondo che esce dalla guerra e ha necessità di avere dei riferimenti culturali. Questi sono i riferimenti. Rauti, giovanissimo, partecipa alla Repubblica Sociale Italiana a 17 anni, quindi nel dopoguerra arriva a 20 anni a stento, no? E giovanissimo, però non è soddisfatto, perché uno degli elementi caratterizzanti della figura di Rauti è questa sua insoddisfazione culturale e della ricerca di miglioramento, di ampliamento, di qualcosa di nuovo, di qualcosa che fosse più avanti, che fosse oltre, no? Lui tra l'altro anche una sua mozione, andare oltre, ricorda questo suo modo, questa sua spinta interiore di voler fare qualcosa, di non accontentarsi. E l'incontro fra Rauti ed Evola, che sta al Corso Vittorio Emanuele a Roma, che ha il suo cenacolo, ha un cenacolo di uomini di altissimo livello culturale, ma che rimangono nell'ambito di un fatto quasi esoterico, no? Quasi chiuso, esoterico. Rauti invece intravede in questa dottrina tradizionalista l'elemento che può aprire spazi di cultura, spazi di riferimenti. Ed ecco quindi questa grande promozione del tradizionalismo che rompe un po' gli schemi del gentilianesimo, del mondo patriottardo, della cultura ottocentesca che ancora pervadeva il movimento sociale, il nostro mondo. E quindi irrompono, specialmente fra i giovani dell'epoca, Evola, Genon, Mircea Eliade, Del Noce, una serie di riferimenti, Nietzsche, tutta una serie di riferimenti che erano quasi sconosciuti, che però affascinano, che però trascinano i giovani, tant'è che addirittura riescono.